grazie della tua disponibilità. Grazie a te. Allora, incomincio con una veloce introduzione per chi non ti conosce. Sei docente di religioni e filosofie dell'India presso l'Università degli Studi di Napoli all'Orientale e socio analista del Centro Italiano di Psicologia Analitica. Hai pubblicato articoli e saggi sui processi meditativi nel buddismo antico, sulla psicologia del misticismo, sul simbolismo religioso, sull'incontro tra Oriente religioso e Occidente contemporaneo e sul disagio e sul dialogo interculturale fra psicologie sapienziali orientali e psicologia occidentale. A partire dagli anni 70 hai approfondito i percorsi meditativi di varie tradizioni orientali con uno spirito libero da dogmi e adesioni confessionali, approdando alla fine a un radicale non dualismo. Determinante è stato il tuo incontro con gli insegnamenti di Nisargadatta Maharaj, Krishnamurti, Tony Parsons, e da diversi anni conduce gruppi di condivisione dell'essere, detti satsang, a Roma e a Bologna. Allora, partiamo con la prima domanda. Qual è il filo rosso, la domanda, la vocazione che ti ha guidato attraverso lo studio delle religioni e filosofie dell'India, la pratica meditativa, la ricerca interiore, sino alla psicologia analitica? Detto in modo molto semplice, il mistero. Se io penso a quando ero bambino e mi interrogo su quali sono i momenti in cui avevo un qualche senso del sacro, diciamo, nel caso mio non era quando andavo in chiesa, che c'era la messa la domenica, eccetera, no? Erano tutte situazioni di contatto con la natura, con degli aspetti della natura. Soprattutto per me era il cielo stellato la notte, soprattutto quelle notti estive dove c'erano anche i profumi, no? Oppure i temporali, per esempio, queste potenti scariche energetiche che invece di farmi paura mi piaceva molto vedere dalla finestra di casa. Ecco, il cielo stellato era qualcosa di particolare, perché sentivo che quella specie di infinito si rispecchiava in qualcosa di infinito che c'era dall'altra parte. È come se io fossi un vetro fra queste due cose, no? Ecco, questo elemento, il mistero è qualcosa per me che non è che volevo risolvere. Cioè sì, in parte a un certo punto pensavo, no, che di fare da grande che avrei fatto lo scienziato, perché volevo, però mai con l'idea che un giorno avrei detto ecco adesso ho risolto tutto, comprendo tutto, perché non era lì il gusto è che il mistero ha qualcosa di infinito, per cui è come quando uno va in un continente e sa che per tutta la sua vita non potrà mai vederlo tutto, allora c'è questa vastità. Ecco, questo è stato credo l'aspetto fondamentale, perché prima volevo fare l'astronauta da piccolo, no? Perché andavi nello spazio, poi volevo fare lo scienziato, quello che sta in cima alla montagna e guarda col telescopio, oppure quello che guarda nella materia subatomica, no? Fino a, perché c'è un abisso anche lì. Poi la filosofia, Jung, ecco, l'incontro con Jung, quindi quello è stato abbastanza precoce, diciamo, al liceo ho cominciato a conoscere questo modo anche di vedere. Jung è interessante perché non ha mai voluto costruire un sistema conchiuso che descrivesse la psiche. Jung è programmaticamente ha sempre solo colto aspetti essenziali della psiche, senza voler dare una
descrizione conchiusa, proprio perché riteneva che la mente sia troppo ricca, profonda, insondabile per racchiuderla. Quando nella sua, mi pare, Ricordi, sogni e riflessioni, a un certo punto lui dice: io la mia intera opera, che so tanti volumi, dice, è come prendere acqua dal fiume con un cappello. È tutta l'acqua che sta nel cappello, resta l'intero fiume però. Ecco, allora, per questo c'era di, per me, di importante in Jung, questo andare molto in profondità, a dire tanto, ma sempre con la consapevolezza che non è tutto. E da lì poi la meditazione come modo di sondare la mente, eccetera. Tutti questi aspetti, considerando, ripeto, la parola mistero è molto interessante perché viene da una radice mu indoeuropea, che ha a che fare con il chiudere, serrare, e diciamo il significato più frequente è serrare la bocca, cioè tacere. Il greco muo vuol dire appunto tacere, serrare, e da lì viene sia mysterion, che i misteri greci erano qualcosa su cui l'adepto doveva tacere, non doveva rivelare questi riti iniziatici, no? Ma anche la parola mistico viene dalla stessa radice. E la parola ovviamente muto, ammutolire, sempre dalla stessa radice, perché il mistico davanti al mistero ammutolisce e nel silenzio si apre qualcosa di vivo. Ecco, quindi da questo punto di vista è interessante il fatto che il mistero non è un problema, questo lo dice bene Stephen Batchelor in una sua... in un suo testo, cioè lui dice il mistero, un problema è una cosa che tu hai di fronte e devi risolvere, e hai disagio perché è un problema, applichi dall'esterno una tecnica a quell'oggetto e quando hai risolto il problema non c'è più. Invece il mistero è diverso perché chi cerca di sondarlo ne fa parte. Cioè il mistero non è solo qualcosa di oggettivo che ti sta di fronte, tu sei anche questo mistero. E quindi è chiaro che non potrà mai essere risolto, potrà solo essere compenetrato, ma la differenza è che più ti ci tuffi dentro e più un senso di pienezza ne deriva, non un senso di incompletezza come quando non riesci a risolvere un problema. Il mistero è una pienezza che non ha fine. Facciamo la seconda domanda: qual è la specificità dell'approccio non dualista rispetto ad altri percorsi di ricerca interiore? E aggiungo un'altra piccola domanda: se è vero che spesso il non dualismo è un punto di arrivo dopo un certo quantità di anni a praticare e a lavorare su di sé? Allora, il non dualismo, come dice la parola, è un ismo, quindi di per sé è qualcosa di simile a tante altre cose che cercano di descrivere la realtà, ma ha in sé quello che io chiamo il non dualismo radicale, perché secondo me il punto è questo, che il non dualismo è un'ideologia come tante altre, che si esprimendosi attraverso parole e pensieri non può realmente cogliere l'essenza della realtà, perché il pensiero, le parole sono una parte della realtà, sgorgano dalla sorgente, non possono portare alla sorgente. Quindi ciò che è non può essere descritto da nessunismo, compreso il non dualismo.
Quindi c'è un uso ideologico del non dualismo che non è diverso dall'uso ideologico di qualsiasi altro sistema di pensiero che cerca di descrivere la realtà. Il non dualismo radicale, quello io lo chiamo così, ma non so come altro chiamarlo invece, ha qualcosa di particolare rispetto agli altri, cioè ha in sé i semi della propria autodistruzione. Cioè è qualcosa che uno è come una scala che uno usa e poi a un certo punto questa scala sparisce quando è stata usata. E allora a quel punto non ha più un valore misurabile, diciamo. Ecco, quindi il non dualismo ha un modo di indicare, ecco, è un modo di indicare, cioè, tu immagina la metafora del dito che indica la luna, no? Ecco, allora se tu continui a guardare il dito, tu la luna non la vedi, vedi il dito e molto facilmente cominci a credere che quando dicono ecco la luna, che la luna sia il dito. Per guardare la luna bisogna che lasci il dito, che vai oltre. Ecco, allora in questo senso il non dualismo può essere qualcosa, un dito, che mentre lo guardi all'improvviso non c'è più. Ecco, ma questo ancora rende l'idea che il non dualismo sia una via da percorrere, che poi sparisce magari, per raggiungere un certo risultato. Il punto è che nel non dualismo l'aspetto centrale è che non c'è una via, non c'è una meta e non c'è un soggetto che la possa percorrere perché tutto è già qui. Quindi in realtà da questo punto di vista il non dualismo è come se dicesse è già tutto qui, quindi non c'è via, non c'è soggetto, non c'è, ma anche questo è solo una parte, perché non dualismo dice non due, anche qui è interessante, molti confondono il monismo con il non dualismo. Allora, se vogliamo dire una cosa molto semplice, che cosa è se uno mi chiedesse che cos'è il non dualismo, ecco, allora io direi è semplicemente indica, è una parola che indica semplicemente il fatto che nella realtà esistono infinite differenze, ma nessuna reale separazione. Cioè abbiamo un'infinità di differenze che appaiono, una molteplicità di forme, colori, suoni, sensazioni, eccetera, ma nessuna di queste è veramente separabile da tutte le altre. Questa è diciamo un aspetto importante indicato dalla parola non dualismo. È qualcosa che se uno prende sul serio la scienza contemporanea dice questo: l'universo in realtà è un unico processo, poi può essere studiato come tanti processi interattivi, ma non sono mai separabili completamente, no? Una qualsiasi cosa della natura, come che ne so, un fiore, non è separabile dall'acqua che diventa fiore quando il fiore l'assorbe, quest'acqua non è separabile dalla nuvola, la nuvola non è separabile dal mare e dal sole, eccetera, eccetera. Quindi ogni cosa è, le cose sono nomi che diamo a aspetti diversi di un unico processo. Ecco, questo lo dicono i mistici, questo lo dice la scienza, forse in qualche modo se noi andiamo a interrogarle in profondità. Quindi la non separazione delle cose è un conto. È un conto è dire monismo, cioè che c'è soltanto uno, perché il monismo è un linguaggio con cui la non dualità si esprime a volte il non dualismo si esprime con un linguaggio monistico, no? Parla dell'uno. Però il monismo afferma l'uno e nega il due, cioè afferma l'unità e nega la molteplicità.
Ecco, il non dualismo, per come lo intendo io, non esclude assolutamente niente. Abbraccia tutto, l'uno e il due, l'essere e il divenire, la pace e la guerra, il piacere e il dolore. Cioè, qua, non due vuol dire questo. Ecco, quindi da questo punto di vista non è molto semplice da tradurre in un sistema, non è un sistema il non dualismo, secondo me è semplicemente una parola che indica qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, ma che spesso non è notato. E per me, almeno per come lo vedo io, indicando il fatto che niente è separato, sottolinea che il fatto che è tutto già qui. Se tu cerchi, per esempio, Dio, Dio è onnipresente, potrebbe non essere già qui. Ecco, se tu cerchi il tutto, ovviamente se il tutto è tutto, deve includere anche qui e noi. Se no noi saremmo, dico spesso, l'unico sfigato che sta fuori del tutto, ma il tutto non sarebbe il tutto a quel punto, sarebbe il tutto meno me, no? Ecco, quindi se il tutto è tutto deve stare qui. Se io cerco il mio vero sé, ma dove lo posso trovare se non dove io sono già qui? Allora possiamo dire che questo qualcosa puoi non riuscire a vederlo bene, puoi non riuscire a sapere che cos'è, ma una cosa è sicura, che deve essere per forza già qui. Allora, alla luce di tutto questo, è un po' ridicolo pretendere di insegnare a qualcuno come fare per diventare quello che già è. Perché quanta strada devo fare per arrivare qui? Quanto tempo mi ci vuole per arrivare ad adesso? E quanto sforzo devo fare per diventare quello me stesso? Quindi questo aspetto tira via tutto il discorso dei sedicenti maestri che hanno io ho raggiunto qualcosa, se tu vuoi raggiungere quello che ho raggiunto io, fai quello che ti dico io. Perché è un po' come cercare di insegnare alle onde come si fa a essere acqua. Secondo me è una follia. E tutto questo, siccome la non separazione implica anche che il nostro io in realtà non è separato dal tutto, significa anche che mentre nella prospettiva del nostro io siamo noi a fare le cose, da un altro punto di vista le cose accadono da sole, non c'è nessun bisogno che le facciamo, compresi le nostre decisioni, eccetera, il che è un grande senso di leggerezza e di libertà. Ecco, allora, per me il non dualismo non è una via per raggiungere questo di cui sto parlando, è semplicemente una parola che indica un fatto, e questo fatto a volte lo vediamo, più spesso non lo vediamo, e poi a un certo punto può avvenire un vedere da parte di nessuno che le cose sono così. E questo dà un grande senso di libertà e di completezza, che a volte viene chiamato felicità. Un'altra domanda. Normalmente siamo tutti proiettati nel mondo esterno, nel quotidiano, inseguire opportunità, risolvere problemi, sottovalutando il nostro ruolo nell'interpretare la realtà, nel costruire la realtà. Come mostrare che compiere una introversione, spostare uno sguardo curioso verso l'interno di noi stessi, non solo è fondamentale per conoscere appunto noi stessi, ma che, per quanto difficile, può spaventare, è il presupposto per vivere la vita pienamente. Sì, ci sarebbe tanto da dire su questo. Noi purtroppo ci troviamo, e tra l'altro in un'epoca particolare dove la gente guarda fuori e non guarda dentro, appunto, no? Alan Watts diceva che l'umanità non si divide in filosofi e non filosofi, ma in buoni o cattivi filosofi.
E voleva dire che in realtà non ci sono non filosofi, nel senso che per vivere, per fare qualsiasi scelta nella vita, io devo avere un'idea di che cosa è reale, di che cosa non lo è, di che cosa vale di più, di che cosa vale di meno, di chi sia io, di chi sia un'altra persona. Senza questo, non si potrebbero compiere delle scelte di qualsiasi genere. Io posso scegliere di tradire un amico e fargli lo sgambetto per avere un avanzamento di carriera, o posso decidere di non farlo. Allora, se io decido di tradire l'amico per fare carriera, vuol dire che nella mia visione della realtà è più reale, conta di più la carriera oppure che non l'amicizia. Caso contrario, l'amicizia sta in un altro ordine, ma un ordine ci deve essere per poter fare qualsiasi scelta di vita. Quindi non ci possiamo muovere se non abbiamo una idea di che cos'è la realtà. Allora, qual è la differenza tra i buoni e i cattivi filosofi? Che i buoni filosofi sanno di avere una visione della realtà, una descrizione della realtà, sanno che è una descrizione, che non è la realtà, e che quindi, da un lato, come la mappa con il territorio, è imperfetta e può aver bisogno di revisioni messa alla prova con la realtà. Quindi il buon filosofo sa che la sua visione della realtà è una descrizione, che questa descrizione non è completa e che può essere completata, può essere corretta o addirittura cambiata. Invece il cattivo filosofo è qualcuno che ha assimilato questa descrizione fin da piccolo, dalla propria società, dai mass media, dai genitori, dai professori, eccetera, da quelli che Bella, il famoso sociologo, chiamava i poliziotti della realtà, quelli cioè che ti descrivono che cosa è reale, che cosa no, i professori universitari, i giornalisti, gli esperti, il regime degli esperti. Ecco, allora a quel punto loro non sanno di avere una descrizione, è come uno che gli hanno messo un paio d'occhiali e poi si è scordato di averli sul naso e non li vede. Perché vede tutto attraverso gli occhiali, per cui vedrà tutto colorato con le sue lenti, perché si è dimenticato di avere gli occhiali. Allora, in questo modo, lui non penserà di avere una descrizione della realtà, penserà che la realtà sia esattamente come lui la sta descrivendo inconsapevolmente dentro di sé. E questo, porta ovviamente a tanta sofferenza. Finché non accade che quella persona si riesca a togliere gli occhiali e a vedere come sono fatti, e allora, cioè a esaminare quella descrizione ed eventualmente a modificarla. La descrizione, adesso non mi voglio, sarebbe interessante, ma non abbiamo tempo, ma è chiaro che noi ci troviamo di fronte al fatto che l'uomo della strada occidentale, e non solo occidentale perché poi la nostra tecnologia è stata esportata ovunque, è schiavo di una descrizione della realtà che pone il primato delle quantità sulle qualità al primo posto. È chiaro che noi abbiamo, si è diffusa nelle persone questa idea, siccome la scienza è nata e ci ha dato tanto, quindi noi abbiamo una fiducia cieca, abbiamo una forma di religione della scienza. Allora, in questa nostra religione della scienza, però, noi siamo oscurantisti rispetto alla scienza, che ha un metodo ottimo e rigoroso. E allora, il metodo scientifico si basa su che cosa? Sulla misura, cioè su tradurre in numeri quello che deve usare per poi trovare le leggi attraverso formule matematiche, no? Quindi noi misuriamo, lo scienziato misura la realtà. E in questo modo traduce, che ne so, una distanza in chilometri, una durata in tempo, poi mette in rapporto le cose, trova la velocità, eccetera, eccetera. Questa è la quantità, la misura. Ora, che cosa ci dice la scienza? La scienza ci dice semplicemente, in maniera rigorosa, che si può fare scienza solo su ciò che si può misurare. Quello che non si può misurare, dice la scienza, io non ci posso, non lo posso studiare, non dice nient'altro che questo. Non si può fare scienza su ciò che non si può misurare. Invece la religione della scienza, quella visione che sta nell'uomo della strada, purtroppo, dice
che quello che non si può misurare, quantificare, o non esiste o non conta niente. Per cui tutte le cose, tutti i cosiddetti qualia in filosofia, cioè tutte le cose per cui la vita vale la pena di essere vissuta, la dignità, la solidarietà, l'amore e tante altre cose, la bellezza, non potendosi misurare, non contano, non esistono o non valgono niente, devono essere messe da parte rispetto alla dura realtà. E invece ciò che è quantificabile è reale. E siamo arrivati alla follia che una cosa del tutto che non esiste in natura, come la finanza, siccome però è fatta di numeri, quindi appare molto precisa, molto quantificabile, per noi è diventata la realtà, quello che determina i destini di intere popolazioni fatte di concreti esseri umani. La finanza vive su, è una credenza condivisa nella mente degli uomini ed è un oggetto di fede collettiva perché è fatta di numeri e quindi per noi è massimamente reale. Quindi, tornando alla tua domanda, guardare dentro invece che guardare fuori significa forse questo, appunto, cioè andare a un primo significato che possiamo dare, perché secondo me ce n'è un altro più ancora più profondo. Però, come tu dici, noi guardiamo fuori, cioè guardiamo con gli occhiali sul naso. Guardare dentro per me è guardare gli occhiali, no? Uh-huh. Nello stesso tempo, ecco, qui vorrei passare a qualcos'altro. Cioè, è chiaro che la nostra descrizione della realtà è condizionata da tante cose che riguardano la nostra storia personale, la nostra psiche, i condizionamenti che abbiamo ricevuto. Quindi c'è, a tanti livelli diversi, gli aspetti inconsci possono essere sondati con la psicoterapia, poi ci sono le visioni del mondo, come dicevamo, cioè una investigazione di tutto questo è molto importante. Però da un certo punto di vista potrei dire che guardare fuori o guardare dentro, anche guardare dentro è un guardare fuori rispetto a qualcosa, rispetto a ciò che noi siamo. Mi spiego. Guardare fuori in genere si intende guardare quello che ci portano i sensi. Cioè guardare fuori significa osservare le percezioni, suoni, odori, colori, sapori, sensazioni tattili. Quello per noi è fuori. E il rapporto che abbiamo nel guardare questo è un rapporto dualistico di me soggetto che osservo oggetti esterni a me. Se non sono lì, se non sono oggetti, non li posso osservare, ovviamente. Quindi il processo di osservazione stessa genera quella che per me è un'illusoria, ma che appare dualità fra un soggetto e un oggetto. Va bene? Quindi io, quello che è cosciente, la coscienza, chiamiamo quello che vogliamo, osservo degli oggetti esterni, che sono i suoni, i odori, i colori, i sapori, eccetera, che chiamiamole percezioni. Nello stesso modo osservo le sensazioni che chiamo corpo, no? Le percezioni le chiamo il mondo, poi le sensazioni fisiche le chiamo il corpo. E queste anche stanno fuori rispetto a me, perché io le osservo. Ora, quando noi diciamo di guardare dentro, che vuol dire osservare i nostri pensieri, i nostri ricordi, le nostre emozioni, le nostre strutture concettuali? Ma se le osserviamo, c'è sempre la stessa forma, cioè c'è sempre io e davanti a me i pensieri che passano, i ricordi che passano, le emozioni che passano. Quindi è sempre un fuori rispetto a me, è solo cambiato il tipo di oggetto. Quando noi diciamo fuori e dentro in questo senso, noi intendiamo fuori e dentro questo sacco di pelle che chiamiamo corpo. Allora
noi diciamo dentro di me ci sono i pensieri e lì fuori ci stanno le cose, però in realtà dal punto di vista della descrizione che noi ne diamo ci sono percezioni, sensazioni fisiche o pensieri che sono tutti oggetti che stanno fuori colui che li osserva, che chiamiamola la coscienza. Ecco. C'è a volte anche in certi contesti meditativi, come per esempio nel buddismo Chan o nel Vedanta, c'è a volte un'espressione in cui si dice volgere la luce all'interno, cioè ruotare l'attenzione che è sempre proiettata su un oggetto, che sia una percezione, che sia una sensazione, che sia un pensiero, si dice prova a ruotare la tua attenzione di 180 gradi e di guardare la sorgente da cui questa attenzione sorge. Questo è un guardare dentro diverso. Certo. È un tentativo di risalire alla sorgente del mio sguardo. E ovviamente è impossibile vedere qualcosa, perché l'occhio non può vedere se stesso, può vedere tutto tranne se stesso. Diceva Shankara, la spada non può tagliare se stessa, il fuoco non può bruciare se stesso, io dico uno non si può sollevare tirandosi su per il bavero della giacca, no? Quindi non è che se io provo a ruotare l'attenzione di 180 gradi e di guardare dentro la sorgente del mio sguardo io posso vedere qualcosa. Posso, però quello che può succedere nel fare questo è che appunto è abbastanza frequente che se uno ci prova può succedere che venga, chiamiamolo un senso di vertigine, chiamiamola un sentirsi in caduta libera nel mistero, proprio perché questo voler vedere la sorgente non è più un vedere. Cioè è un modo di sospendere il vedere oggettivo, sostituito da questa sensazione un po' di caduta libera nel mistero, nell'ignoto, che io trovo che è una cosa fondamentale nel riconoscimento di quello che c'è. E quindi quando la coscienza, diciamo, quando noi cerchiamo di volgere l'attenzione di 180 gradi e di farla risalire alla sua sorgente, non è più un vedere, è qualche altra cosa di molto vivo. Questo noi lo troviamo nel Chan quando si parla di volgere la luce all'interno, però per esempio lo troviamo anche nella mistica cristiana, c'è tutto un filone, per esempio San Gregorio di Nissa dice che vedere Dio è non vedere, e c'è tutta una linea che va anche fino a The Cloud of Unknowing, quel testo mistico inglese, in cui viene detto che Dio è circondato da una nube di inconoscibilità. Quindi se vuoi conoscere Dio, devi entrare nella nube del non sapere. Un altro modo di dire è Vergessenheit di Eckhart, la dimenticanza, devi lasciare, cioè devi dimenticare, cioè quello che sai. Krishnamurti parla di libertà dal conosciuto, Nisargadatta parla dell'ignoto come il tuffo dell'ignoto, no? Quindi è qualcosa di interessante, perché ripeto, non è qualcosa che puoi conoscere, ma è qualcosa di estremamente vitale. Nel lavoro su di sé spesso si confondono il proprio disagio psicologico, su quale la psicoterapia occidentale ha sviluppato molti modelli, molte mappe, molte tecniche, ed è in continua evoluzione, con il disagio esistenziale, che potremmo assimilare per esempio al famoso dukkha di cui parla il Buddha. Ecco, come trovare il giusto equilibrio
per non ridurre l'uomo da un lato alle sole pratiche e modelli che emergono nella psicoterapia, che sarebbe troppo limitante per il mistero che siamo, ma dall'altro non sottovalutare nemmeno il rischio del riduzionismo spirituale che può portare, per esempio, allo spiritual bypass. Sì, beh, ovviamente il livello di sofferenza psicologico ha una caratteristica diversa da quello esistenziale, e cioè è soggettivo, nel senso che se uno soffre di depressione, non è detto che tutti gli altri soffrano di depressione, un altro può soffrire di neurosi ossessivo-compulsiva e un altro no. Ecco, quindi diciamo ognuno ha le sue patologie specifiche a livello psicologico, psicodinamico, eccetera. Invece la sofferenza di tipo esistenziale riguarda sempre, ad ogni momento, tutti i membri della razza umana. Praticamente riguarda due aspetti fondamentali, secondo me. Il primo è la nostra consapevolezza, la consapevolezza di quello che, come dicono gli esistenzialisti, del nostro essere per la morte, cioè del fatto che noi come esseri umani abbiamo dei limiti, inevitabili, per cui dovremo per forza incontrare malattia e morte nella nostra vita. A volte vecchiaia, quando ci si arriva. Quindi, qualsiasi sia la nostra vita, più facile, più difficile, più gioiosa, meno gioiosa, come diceva qualcuno, la vita è una malattia contratta sessualmente con prognosi sempre in Fausta. No? E poi pare che Winston Churchill abbia detto un'altra cosa un po' simile, cioè la vita è una meravigliosa avventura da cui non usciremo vivi. No? Ecco. Allora, Freud che cosa disse? Disse: quando una persona attraverso una buona analisi guarisce da una psicopatologia, passa dalla sofferenza nevrotica alla sofferenza normale. Cioè, ecco, perché lui era convinto che la sofferenza normale, quella che l'essere umano ha in quanto fatto di corpo e di mente, esposto a freddo, caldo, guerre, privazioni, lutti, malattia, vecchiaia e morte, è qualcosa su che tu non puoi curare come se fosse una malattia mentale, devi soltanto accettarla. Ecco. L'idea è che di molti sistemi, invece più di tipo, tra virgolette, spirituale, è che tutto questo richieda un lavoro. Richieda un lavoro perché? Perché in fondo ci sono delle somiglianze con la sofferenza psicologica. Per esempio, la sofferenza di tipo psicologico avviene fondamentalmente, almeno se accettiamo la prospettiva psicodinamica, avviene perché avviene una rimozione, cioè il pericolo dei nostri conflitti psichici è centuplicato dal fatto che noi non ne siamo consapevoli. Allora il fatto che siano inconsci ci li rende invisibili e quindi questi ci manovrano come dei burattini. E noi siamo preda di reazioni emotive, reazioni di agiti nella vita, che noi pensiamo abbiano un certo motivo, ma in realtà lo facciamo per motivi che noi non vediamo e che sono spesso fortemente distruttivi, sia verso di noi, sia verso chi abbiamo intorno. Quindi c'è una rimozione di un conflitto, di una pulsione, di un desiderio, di quello che sia, per cui non viene più visto, e questo ci condiziona dall'area dell'inconscio proprio perché non lo vediamo.
Nisargadatta, cioè su un altro livello, non quello psicodinamico, diceva: puoi essere libero soltanto da ciò che conosci, ciò che non conosci ti prende alle spalle. D'altronde sappiamo che, per esempio, nelle sistemi delle soteriologie indiane, in gran parte il nemico è avidia. Avidia è una parola che viene da a prefisso, e vidia viene dalla radice vid, che vuol dire conoscere, ma conosco perché vedo. Infatti da vid viene il video latino, il nostro vedere, no? Quindi vidia è conoscenza, nel senso però che vedo, cioè una conoscenza effettiva, non è una conoscenza per sentito dire. Avidia, quindi, che spesso è tradotto con ignoranza, ma ignoranza fa pensare a uno che non sa bene leggere e scrivere, insomma, non se invece avidia vuol dire proprio non vedere come stanno le cose, allora è chiaro che vado a sbattere perché non vedo, oppure inconsapevolezza, no? Ecco, quindi diciamo che a livello esistenziale avviene qualcosa di simile, nel senso che, ne parlavamo anche poco fa, noi siamo consapevoli, cioè lo sappiamo che essendo nati moriremo, lo sappiamo. Oltre a questo c'è un altro elemento del disagio esistenziale che non avevo menzionato prima, cioè la consapevolezza che essendo tutte le esperienze che possiamo fare nella vita condizionate, cioè prodotte da cause e condizioni, prima o poi finiranno. Non esiste una sola esperienza che io posso ottenere, produrre, che duri poi per sempre. Prima o poi, proprio perché è stata prodotta, finirà. È una legge universale. Ciò che puoi costruire, proprio perché lo puoi costruire, prima o poi si disfa. Certo. Ciò che puoi accumulare, prima o poi si disperde, si esaurisce. Ecco, allora, e questo ci fa capire che ci dà la consapevolezza del fatto che niente di quello che noi possiamo raggiungere, nessuna esperienza che noi possiamo raggiungere in questa vita, ci può dare quella felicità con la F maiuscola che noi cerchiamo. Per felicità non intendo il piacere. Piacere può essere più o meno intenso, ce ne essi di più o di meno. Per felicità io intendo è quel senso di completezza quando sentiamo che adesso non manca niente. Nella vita lo proviamo ogni tanto, no? Allora la felicità è quando diciamo sto bene così, non c'è bisogno di nient'altro, è completo. Quindi non puoi essere più o meno felice. O sei felice o se manca uno spillo alla completezza puoi provare molto piacere, ma non sei felice. Allora questa felicità noi a volte la proviamo nella vita, quindi abbiamo il sapore di che cos'è la completezza. E allora vorremmo raggiungerla, ma sappiamo anche che tutto quello che possiamo raggiungere sono esperienze che in quanto raggiungibili prima o poi finiscono e non mi danno quella felicità. Allora questi aspetti, la consapevolezza che nessuna esperienza mi può dare la felicità che cerco, o la completezza, e la consapevolezza della mia limitazione come essere umano destinato ad ammalarsi, a morire, tutto questo noi lo rimuoviamo, lo fuggiamo. Come? Lo fuggiamo in quella che è stata chiamata distrazione, alienazione dal nostro essere per la morte, cioè non ci pensiamo, cioè noi ci coinvolgiamo emotivamente in questioni quotidiane, nella vita quotidiana, per cui è importante riuscire ad arrivare alla fine del mese con i soldi che ci abbiamo, è importante che vedo quella persona perché mi può essere utile, è importante che incontro quella persona di cui sono innamorato, cioè tutte queste cose ci coinvolgono per farci dimenticare qualcosa di molto più angosciante, e cioè questo nostro essere per la morte, la nostra, ecco, quindi noi rimuoviamo tutto questo. C'è in un sutra del buddismo mahayana, c'è l'immagine di noi siamo come bambini che stanno giocando con i loro pupazzetti
e che sono così assorti in questo gioco che non si accorgono che la casa sta andando a fuoco. Ma la casa sta andando a fuoco, però. Ecco, allora, spesso le vie, diciamo, di salvezza, chiamiamole così, danno importanza a svegliarci da questa rimozione. In questo sono simili, anche se la rimozione riguarda qualcosa di diverso. Certo. Ecco, e cominciare a sentire la rilevanza della nostra condizione esistenziale, perché poi non è, porta tante altre cose. Sentire la rilevanza di questa condizione esistenziale, per esempio, porta alla solidarietà, porta alla comunicazione con i propri simili, perché è qualcosa che, come dicevo, a differenza dei conflitti psicologici, riguarda tutti, buoni, cattivi, vecchi, giovani, certo. Riguarda tutti. Allora, sentire questo non è soltanto dire sentirlo dentro di sé, io mi devo, ma è vedere la connessione di questo con tutto il resto dell'umanità. E questo è importante, diciamo, come... E questo, se ho capito Mauro, permette di comprendere da un lato la relazione tra quella che può essere in parte una rimozione di natura diversa, che è quella del disagio psicologico, e una rimozione che è quella del disagio esistenziale e della necessità di non ridursi a un'idea di ciò che siamo, dell'umano, che è quella che è emersa solo dalla psicanalisi o da altre psicoterapie. E invece, rispetto al rischio, che era il secondo che ti ponevo nella domanda, cioè quello invece di chi viene da più è legato a una tradizione spirituale, soteriologica, sapienziale, che pensa che con quelle pratiche e modelli può risolvere tutto, quasi mettendosi implicitamente anche il cappello dello psicoterapeuta, con il rischio di spiritual bypass. Io, quando di fronte a questa problematica, che purtroppo è molto presente, no? Cioè, che, chiariamola un attimo, cioè il punto è che se tu hai dei problemi evolutivi, devi risolvere i problemi evolutivi specifici alla tua situazione. Mi spiego, facciamo un esempio che può capitare, no? Una persona, un uomo di 40 anni che non ha un lavoro fisso, oggi purtroppo non dipende da lui, però diciamo, immaginiamo che in una società dove si potrebbe trovare un lavoro diciamo organico, un uomo di 40 anni che ha dei lavori poco solidi, vive a casa con la madre, non ha una partner fissa, e però fa meditazione, no? Allora è chiaro che è molto facile che questa sua rivolgersi al disagio esistenziale, eccetera, eccetera, che lo porta a meditare, sia una motivazione minoritaria rispetto ad altre, che sono quelle, per esempio, di compensare la sua situazione. Per cui non c'ho una donna, non c'ho una casa, non c'ho un lavoro, però se permetti sono un grande meditante, oppure lascio tutto e vado all'ashram. Ma che lascio? Non c'è niente, non c'è una casa, non c'è un lavoro, non c'è una donna, dici lascio e vado all'ashram. È chiaro che se fai così, quando vai all'ashram, tu andrai a riportare lì le stesse dinamiche di dipendenza familiare, eccetera, che tu avevi prima. Quindi da questo punto di vista è lo spiritual bypass, cioè queste scorciatoie per cui usare la spiritualità per evitare le vere sfide evolutive al tuo livello. Questo è qualcosa che ci insegna la Bhagavad Gita, quando a un certo punto Arjuna, che sarebbe il protagonista della Gita, è che è un guerriero coraggioso, non ha paura di combattere, però si trova lì di fronte al fatto che è una lotta giusta, deve proteggere
per le persone che devono essere protette, ma dall'altra parte ci sono anche degli amici, ci sono dei parenti, c'è il suo guru addirittura. Cioè, allora lui esita esitando, perché è lui che è un guerriero, e dice: il mio dovere è di combattere dalla parte del giusto, questo deve essere quello che fa un guerriero, come i cavalieri medievali dei nostri, eh? Però nello stesso tempo c'è non uccidere. Allora dice: sono tentato di non combattere. E Krishna, che sarebbe l'incarnazione di Vishnu, che nella Gita è il suo auriga, gli dice: no, perché ognuno deve combattere la sua battaglia dal punto in cui si trova. Tu non sei un sannyasi, non sei uno che può praticare la non violenza, perché tu sei un guerriero e quello devi fare. Nel momento in cui tu accetti di combattere la tua battaglia, che può essere qualsiasi battaglia nella vita naturalmente, non è una questione di... allora tu stai in sintonia con la tua meta evolutiva e puoi evolvere. Se invece tu facessi finta di essere superiore, poi finirebbe che tu non stai usando qualcosa, una scusa, tra virgolette, di spiritualità per non fare quello che invece devi fare nella tua vita. Quindi potremmo dire che da un certo punto di vista è fondamentale anche per un percorso spirituale, esistenziale, prima di tutto fare o comunque accompagnare, continuare a lavorare su quelli che sono i propri nevrosi, i propri complessi, su le parti di sé che non si vuole accettare vedere, e che molto spesso più si riesce a sciogliere quelle parti, più si aprono possibilità di vedere anche sul piano più transpersonale. Assolutamente sì, io direi che il problema qui è sempre uno, cioè l'ego, l'egoità. Nel senso che, almeno per come la vedo io, le psicoterapie, la psicoanalisi, sono dei formidabili strumenti per fare un lavoro clinico. Cioè, hanno sviluppato rispetto all'Oriente, per esempio, e soprattutto la psicoanalisi, una capacità di decodifica dei messaggi inconsci che è del tutto sconosciuta in Oriente. Quindi hanno uno specifico loro estremamente efficace dal punto di vista clinico per risolvere le psicopatologie. Così come, per esempio, le pratiche meditative hanno sviluppato tutta una serie di tecniche anche per accedere a stati di coscienza non ordinari che permettono alla mente di purificarsi, di vedere le cose più chiaramente, di entrare più in... di aumentare la propria sensibilità al rapporto con la vita, con le situazioni, con se stessi, eccetera, eccetera. Ora, qual è il problema? È l'ego, cioè il fatto che magari alcuni esponenti della psicoterapia, secondo me per sfiducia, perché non si rendono conto del valore di questi strumenti clinici fino in fondo e poi magari li usano in maniera più superficiale, vogliono dare alla psicoterapia uno status di via iniziatica spirituale che non gli compete, perché non sono gli strumenti giusti. E dall'altra parte, nel campo spirituale, siccome il narcisismo è molto stimolato, nel senso che cerca la totalità, cioè quando io cerco la totalità e il tutto, è chiaro che investo qualcosa di ogni perfezione possibile con quel processo che si chiama idealizzazione. Per cui quando c'è il guru che si è autoidealizzato e ritiene che la meta più alta sia la liberazione, che la meditazione ti può portare alla liberazione, eccetera, a quel punto dirà che ne so, la meditazione è una panacea universale e non c'è bisogno di fare una psicoterapia, basta che fai quella e se ti porta all'illuminazione, allora sicuramente ti guarirà tutti i conflitti, che è una storia molto bella, come dicevo, ma per essere bella una storia non ha bisogno di essere vera, in questo caso non lo è.
Allora, la mia metafora terra-terra è questa, che se noi prendiamo due cose, uno spazzolino da denti e un violino, ci accorgiamo di avere due cose estremamente diverse. Lo spazzolino da denti è una poverissima cosa, molto semplice, che ha un uso, forse ce n'ha due o tre oltre al fatto di pulirsi i denti, ma poca roba. Mentre invece il violino permette di fare cose incredibili rispetto a quello, di fare una musica bellissima, di esplorare la propria creatività, di creare cattedrali di suoni. Ecco, però io dico, prova a lavarti i denti con un violino e ti accorgi che serve lo spazzolino. Ecco, allora il punto è che ogni strumento ha il suo fine, il suo senso. Ecco, e spesso questo viene dimenticato egoicamente, insomma, dal punto di vista egoico. Un'ultima cosa, soggettivamente, per chi si trova in queste cose, perché ci possono essere delle cose che si sovrappongono. Facciamo un esempio. Sì. Un depresso grave, diciamo, potrebbe dire io non mi alzo dal letto la mattina perché tanto che lo faccio a fare se dobbiamo morire tutti. Questo potrebbe far pensare che lui sta parlando della situazione esistenziale, e mentre lì in prevalenza sta parlando, non è che non ci sia, la situazione esistenziale riguarda tutti, anche il depresso. Certo. Allora, come si fa a capire se dentro di sé è genuina qualcosa che riguarda la propria condizione esistenziale, o è un sintomo, diciamo, prevalentemente, almeno che si usa questa situazione come sintomo di qualcos'altro? Io penso che la cosa importante sia proprio vedere dove arriva l'egoità, cioè fino a, in che misura quello che sto vivendo lo sto vivendo come solo mio dentro di me e mi isola di più dagli altri, o in che misura mi fa sentire più in contatto con gli altri. Okay. Quindi se dire accidenti, tutti devono morire, sono ho angoscia perché penso che anch'io devo morire, eccetera, se questo mi fa sentire, lo vivo come un problema solo mio e mi fa sentire più separato dagli altri, c'è un elemento di sofferenza esistenziale che però viene diciamo riciclato in un ambito psicologico personale. Se invece questa cosa mi fa sentire uguale a tutti gli altri che mi stanno intorno, agli animali che vedo, all'albero che perde le foglie in autunno, se mi fa sentire in connessione con tutto questo, allora è qualcosa che è stato depurato dagli aspetti più, molto bello, più soggettivi, insomma. Molto bello. Ancora tre domande. Allora, secondo te ha ancora senso portare avanti il concetto di filosofia perenne, cioè di un comune denominatore nelle principali tradizioni sapienziali? E se sì, perché e quale ipotesi possiamo fare di questo nucleo universale della sapienza? Allora bisogna vedere quando tu mi chiedi se ha senso, in che ambito, per esempio in quello accademico universitario, in quello spirituale. Ecco, perché dal punto di vista degli studi accademici, per esempio sulla psicologia del misticismo, il punto di vista della filosofia perenne, strettamente detto, cioè è stato un po' fortemente ridimensionato dal costruttivismo, perché la filosofia perenne aveva un atteggiamento un po' naif, nel senso che andavano a cercare i passi, non so, di un testo buddista, di un testo taoista, di un testo cristiano, eccetera, eccetera, spesso in traduzioni e tradotti in modo che sembrassero ancora più simili, poi si diceva, visto, hanno detto la stessa cosa, e senza considerare il contesto in cui queste cose venivano dette, che invece poteva essere culturalmente molto diverso. La posizione diametralmente opposta a questa è stata quella dei costruttivisti, che invece
dicevano che non si può fare, cioè, non tutti, ma i più estremi dei costruttivisti dicevano che non si può paragonare un testo mistico buddista a un testo mistico cristiano, cioè sono troppo diversi, troppo contesti completamente diversi. Ecco, però questo non toglie che ci sono sicuramente delle convergenze. Allora, secondo me, anche nello studio di queste cose accademico occorre un po' di buonsenso. Fatte salve le differenze, eccetera, eccetera, comunque sembra esserci una convergenza su certe forme strutturanti dell'esperienza umana, mistiche, che sono costanti. E quali sono? Per esempio, che ne so, l'esperienza mistica viene definita spesso come esperienza dell'unità, come esperienza del trascendimento dell'io separato, come esperienza ineffabile, come esperienza che ha un contenuto noetico, però un contenuto di... Cioè, ci sono tutta una serie di cose che sembrano convergere. Ecco, quindi voglio dire, nello studio di queste cose, il cosiddetto studio scientifico, quello accademico, bisogna essere rigorosi, sapendo che però quando si studia comunque queste cose non è matematica, quindi occorre avere buon senso e capire. Certamente, così come l'essere umano è fatto di due mani, due gambe e una testa, per cui ogni essere umano è diverso, ma quello schema a cinque protuberanze c'è sempre, allora allo stesso modo probabilmente ci saranno delle costanti nell'esperienza umana. E d'altra parte, se non ci fossero delle costanti, non si potrebbe fare una scienza come la psicologia. E quello potrebbe, no? Potrebbero essere le basi per un dialogo costruttivo tra le varie tradizioni, senza dover ridurre anche la ricchezza della diversità, ma per come dire, vedere ciò che ci unisce in momenti anche così drammatici, come possiamo vedere di integralismo oggi, di un comune denominatore in quella che è la saggezza, la compassione e la spiritualità in quanto umani. Penso che già sia accaduto e stia accadendo a tanti livelli, ci sono sempre stati, si notava per esempio negli incontri fra buddisti e cattolici, che quando questi incontri erano fatti fra teologi c'erano sempre conflitti, mentre se si incontravano dei monaci andavano perfettamente d'accordo, perché i monaci che praticano dei sistemi contemplativi sanno anche la relatività del pensiero, mentre i teologi, no, sono più attaccati a quelle formulazioni del pensiero. Il pensiero divide, il pensiero è diabolico, da diaballo, no? Diaballo vuol dire separare, quindi, mentre invece una pratica condivisa è qualcosa che unisce, quindi sicuramente questo. Il problema qual è? E qui entriamo in un'altra cosa, che questa però, ripeto, non riguarda lo studio scientifico, riguarda un po' l'idea che me ne sono fatto io, cioè l'idea che me ne sono fatto io è che c'è un vedere che possiamo anche definire non dualista, che di tanto in tanto si manifesta spontaneamente nella vita di qualcuno e che spesso porta a un vedere le cose da un punto di vista non personale, oltre l'io separato. Io personalmente vedo che, nonostante le enormi differenze filosofiche fra una cosa e l'altra, per esempio nel buddismo si parla di anatta, vuol dire non sé, cioè il proprio sé separato, in realtà è un'illusione che ci sia un sé separato. Nel Vedanta, che è per certi versi opposto al buddismo su tante cose, si parla del fatto che
va dissolta l'illusione del jiva. Che cos'è il jiva? Il jiva è l'idea che io sia un sé separato. Nella Bhagavad Gita si dice vedere il proprio sé negli altri e vedere gli altri nel proprio sé, cioè non c'è differenza. Gesù dice ama il prossimo tuo come te stesso, forse perché tu e il tuo prossimo non siete così separati, immagino. Allora, per questo è un esempio, per dire che di tanto in tanto in certe persone, nella vita di certe persone, si irradia qualcosa, un vedere che non è neanche di quelle persone, secondo me, è qualcosa di più vasto, che ha a che fare con questa prospettiva di non separazione. Questo vedere non può essere imbrigliato in una dottrina, o non può essere raggiunto con una pratica, semplicemente c'è. Allora, quando avviene questo, a volte si costruisce sopra una tradizione che nel tempo cerca di istituzionalizzare questa cosa, cerca modi per raggiungere quello stato, eccetera, eccetera, e fa mappe per muoversi nell'ambito di questo. E in questo modo viene coperto, un po' come quella storia di qua, molto carina, Dio e il diavolo se ne vanno a braccetto e a passeggio e vedono un uomo che cammina su un sentiero e a un certo punto quell'uomo si ferma, vede qualcosa per terra, lo raccoglie e se lo mette in tasca. E a questo punto Dio dice al diavolo, dice adesso te la vedrai brutta tu, dice perché? Dice ha trovato un pezzo di verità, adesso tu che fai? Ah, dice il diavolo, non c'è problema, lo aiuterò a organizzarla. Ecco, allora purtroppo le tradizioni non sono solo un modo, e questo, di mantenere vivo questo vedere, ma spesso sono un modo di organizzarlo e quindi di falsificarlo. Per fortuna, nell'ambito delle tradizioni, ogni tanto riviene fuori nella sua freschezza originaria questo vedere, che non può, ripeto, essere organizzato e non può neanche essere tramandato, perché è troppo vivo, è sempre qui per essere tramandato. Allora, le tradizioni possono intendersi quando riconoscono la propria, come dire, inessenzialità rispetto a questo vedere. Succede, per fortuna. Ultima domanda, che poi è la domanda che faccio un po' a tutti. Il presupposto per avere una buona risposta ai propri dubbi, alle proprie domande, esistenziali o meno, è la capacità di porsi migliori domande. Il presupposto di ogni buona domanda è la capacità di vedere e mettere in discussione le nostre credenze, i nostri pregiudizi. Quindi, quali sono le distorsioni, i veli su cui dovremmo lavorare per vedere in profondità chi siamo? Dunque, sarebbe da rispondere in tanti modi. Diciamo che le domande fondamentali per me, ovviamente, sono sempre quelle più ovvie, quelle che senza cui, come dicevamo prima, nessuno può vivere, nel senso che per fare qualcosa tu devi dare qualche risposta, per quanto momentanea, a queste domande, e sono: che cos'è la realtà e chi sono io? Queste sono, secondo me, le due domande. Ora, il punto è che queste domande, per esempio chi sono io, sono poste dal pensiero. Le domande, purtroppo, per noi sono sempre fatte di parole. Una domanda è fatta di un pensiero. E quando ci troviamo di fronte a un problema, come dicevo prima, queste domande hanno delle risposte anch'esse fatte di parole. Quanto fa 2 più 2? 4. Perché la domanda riguarda un problema e la risposta quindi può essere formulata in un pensiero. E
Quando però una domanda riguarda un mistero, cioè qualcosa che implica colui che sta chiedendo, colui che sta ponendo la domanda, non è il problema, sta di fronte a te, non sta mentre invece nel mistero tu sei dentro il mistero, per cui il mistero, ciò a cui si volge la domanda, comprende anche colui che la pone e la domanda stessa. Allora è chiaro che non si può trovare una risposta in una formulazione qualsiasi. È chiaro che la risposta non è concettuale, che la risposta non è perché se io mi chiedo per esempio chi sono io, e io non lo so, no, non mi, voglio dire, non mi soddisf non sarò soddisfatto all'idea di dire io sono tizio, oppure la mia professione, la mia nazionalità, il mio sesso, la mia età. Questo non so che sono io questo, no, io so qualcos'altro, sono qualcosa di più. Allora, quando pongo la domanda chi sono io, non posso andare oltre la domanda a trovare delle risposte là fuori, ma devo essere in grado di cavalcare a ritroso la domanda, perché sicuramente io sono ciò da cui questa domanda scaturisce. Quindi devo ritornare alla sorgente della domanda stessa prima che venga formulata e rimanere lì fino a che la domanda stessa non appassisce, fino a che colui che cerca qualcosa non muore. E allora ci si ritrova in una situazione di sconfinata dove le domande non hanno bisogno di essere poste. Un'altra cosa sulle domande, tu parlavi dei veli che impediscono un po'. Ecco, se dovessi aggiungere a queste domande un'altra, quindi, mi verrebbe in mente di aggiungere e che altro? Cioè, quando noi diamo una risposta a una domanda, è sempre troppo poco, c'è sempre tanto altro. Noi concludiamo nella vita tante cose, quella persona, non lo so, ha rubato quei soldi, e che altro? Perché formulare quella persona ha rubato quei soldi è solo vedere un aspetto della persona. Perché quella persona ha rubato quei soldi? Qual era la situazione? E che altro c'era dietro a tutto questo? E allora il mondo diventa qualcosa di molto più ricco che non fatto di ladri, assassini, mentitori, o santi. Quello è un santo. E che altro? Può darsi che sia qualche altra cosa. Perché vedi, la questione è che noi, se ci mettiamo un attimo seduti, con gli occhi chiusi e lasciamo che la mente sia completamente libera di pensare tutto quello che vuole. Questo lo fanno quelli che vanno in analisi con la libera associazione e lo fanno quelli che fanno pratica di mindfulness, no? Se tu lasci veramente, senza giudicare, senza selezionare, la mente libera di tu ti accorgi che sei abitato da ogni tipo di pensiero, che dentro di te c'è il pensiero dell'assassino, il pensiero del santo, del filantropo, del ladro, dello stupratore, cioè c'è tutto dentro di noi. Nihil humani a me alienum puto, questo lo citava Alan Watts proprio parlando di questo, diceva: non ritengo niente di umano estraneo a me. Noi abbiamo dentro il mondo, Krishnamurti diceva, tu sei il mondo, io sono il mondo, noi abbiamo tutto l'umanità dentro di noi. Allora, se noi lasciamo spazio a tutto questo di manifestarsi dentro di noi, quello che è bello, quello che è brutto, quello che è buono, quello che è cattivo, eccetera, in questo spazio accogliente e sensibile, va bene?
E poi lo capiamo che niente di umano ci è alieno. E allora quando ci troviamo di fronte, per esempio, all'assassino o al ladro, o chiaramente faremo di tutto per metterlo in condizioni di non nuocere, ma lo capiremo da dentro, anche dal punto di vista umano, non solo come un mostro. L'idea del mostro è l'idea di qualcosa con cui io non ho niente a che fare. Certo. Pensare che al mostro significa essere profondamente estranei a se stessi. Non esistono mostri, esistono semplicemente connessioni che noi abbiamo bisogno di vedere in profondità, perché solo se scopriamo in che misura io stesso sono un mostro, posso cominciare a scardinare le cause che creano mostri, per esempio nella società in cui vivo. Grazie Mauro. Grazie a te.